Grazie Alessandra. Consentitemi intanto di dire una cosa. Vedere l'auditorium pieno di ragazzi con le bandiere dell'Europa per me è motivo di grande emozione, perché io credo che oggi c'è una tendenza, c'è un rischio a volersi chiudere nei propri confini, ma credo anche che ormai le nuove generazioni, la generazione Erasmus, la generazione di Ryanair, non può consentire questa cosa. È una generazione che non consentirà un passo indietro rispetto al processo di integrazione europea. È una generazione che io la definisco di nativi europei. Fatta questa premessa, io ovviamente sono qui a portare i saluti del sindaco, che è impegnato in un'altra iniziativa importante, un gemellaggio con l'Unione dei Comuni Reno Galliera, di tutta l'amministrazione comunale, e per ringraziare gli organizzatori, Europe Direct, la scuola di politica, Sara in particolar modo, e tutte le scuole, i docenti, le dirigenti scolastiche. Un saluto anche, non so se ci sentono, ai tutti i ragazzi che sono in collegamento. Come diceva bene prima Alessandra, oggi è una giornata particolare, è la festa dell'Europa. Nel 1950 Schuman, ministro degli esteri francese, un visionario, fece una dichiarazione che pose le basi per la nascita delle istituzioni europee. Nel 1951, infatti, fu firmato il Trattato di Parigi, che diede vita alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, pietra, diciamo, fondante di tutto il successivo sviluppo dell'Unione Europea, di quello che poi ha portato alla formazione dell'Unione Europea. E sono stati 75 anni ormai di pace, 75 anni di benessere, perché non dobbiamo dimenticarlo, il mondo è grande e vario del variopinto, ma l'Europa ha vissuto 75 anni di pace e di benessere. E oggi, con la guerra alle porte, ci rendiamo conto di come la pace non sia scontata.